E tanto voglio per tutti, ragazzi. Notizie più importanti della settimana. Quest'oggi cerchiamo di farlo durare veramente poco il video, ma non possiamo non cominciare parlando della notizia di cui si è parlato di più in questa settimana, e cioè che HBO e Sony collaboreranno per la realizzazione di una serie TV che adatterà The Last of Us, il capolavoro del 2013 di Naughty Dog. La notizia è stata data da HBO pochi giorni fa. È stato annunciato che della sceneggiatura se ne occuperanno Neil Druckmann, già autore del primo gioco, e Craig Mazin, l'autore dell'acclamatissima serie Chernobyl, sempre per HBO. Il progetto non ha ancora una data di uscita, una finestra di lancio. Comunque nasce appunto dalla collaborazione tra HBO, Sony e PlayStation Productions. Si tratterà del primo prodotto televisivo della storia di PlayStation Productions. Ce ne saranno anche altri, è già stato svelato, presto potrebbero arrivare notizie su nuovi progetti. Per il momento si sa solo questo di The Last of Us, che comunque, ragazzi, è un grossissimo colpo. E a proposito, una piccola info tanto per chiudere, sempre di PlayStation Productions, cioè la divisione cinematografica di Sony PlayStation, è stato annunciato che Antonio Banderas è entrato a far parte del cast del film di Uncharted. Annunciati anche altri due attori, trovate tutto nella news in descrizione. Le riprese partiranno tra poche settimane, se non addirittura giorni. Il regista ancora non si sa, ma dovrebbe essere il regista di Venom e Benvenuti a Zombieland. Restiamo ancora un attimo nel mondo PlayStation. Questa settimana, a sorpresa, cioè completamente a sorpresa, non c'è stato uno State of Play, non c'è stato un annuncio, niente. Però Sony e Sucker Punch hanno svelato lo story trailer di Ghost of Tsushima, un'altra attesissima esclusiva PlayStation 4, con tanto di data di uscita. Sono stati aperti i pre-order, è stata svelata anche una maestosa Collector's Edition. Il gioco sarà disponibile dal 26 giugno 2020. Io non so se qui sotto riesco a farvi vedere il trailer, lo story trailer mostrato questa settimana. In caso contrario, lo trovate appunto nella news in descrizione. E questo è solo un piccolo appunto, sicuramente già ne avete sentito parlare e ve ne abbiamo parlato approfonditamente anche sul nostro sito. È disponibile da pochi giorni la demo di Final Fantasy VII Remake, stata resa disponibile a sorpresa lunedì da Square Enix. La trovate ovviamente in esclusiva PlayStation 4, perché fino all'anno prossimo il gioco è un'esclusiva PS4. Io in descrizione vi lascio le nostre impressioni di questa nuova demo, già ve ne avevamo parlato in occasione della Milan Games Week. Hype alle stelle, il gioco sembra davvero straordinario. C'è qualche problemino di traduzione, ma semplicemente per il fatto che la traduzione italiana si è basata su quella giapponese, mentre quella inglese si è presa molte libertà, e quindi sembra che ad esempio i sottotitoli siano completamente a caso, quelli italiani rispetto ai dialoghi in inglese. Invece è il contrario, in sostanza è il contrario. Per una volta ci siamo attenuti alla versione originale del gioco. Ed è stata anche una settimana importante per Valorant. Si è parlato moltissimo di questo nuovo sparatutto di Riot Games, questo FPS che fino a pochi giorni fa era conosciuto con il nome in codice di Project A. Valorant sarà un free to play, un sparatutto tattico che sembra mescolare qualche elemento di Overwatch, ve ne abbiamo parlato tanto sul nostro sito. Ci saranno server dedicati gratuiti con 128 di tick rate, un netcode personalizzato per una lettura dei colpi estremamente precisa, un'architettura di gioco autorevole del server, insomma tanti paroloni emessi da Riot Games in questa settimana. Il gioco è già molto atteso dai giocatori, da tutta la community. C'è già una community di Valorant, stanno comparendo forum e quant'altro dedicati a questo gioco. Il gioco per il momento non ha una data di uscita, uscirà però nell'estate 2020, ed è già stato detto da Riot Games che la beta potrebbe essere anticipata, perché ha visto evidentemente che i giocatori sono già molto, insomma, ansiosi di provarlo. E poi c'è il problema appunto del coronavirus, che non è da sottovalutare, e gli eventi stampa, ad esempio gli eventi di prova privati di Valorant, potrebbero subire dei ritardi, quindi la beta potrebbe essere anche l'unica strada percorribile in questo momento. Chiudiamo con un trittico di notizie dedicate al mondo di Call of Duty. Questa, la prima, è una notizia un po' vecchia della settimana scorsa, però ne devo parlare, ve ne avevo già parlato nei commenti del video della scorsa settimana. Jason Blundell,
quello che era stato il director di Black Ops 3 e Black Ops 4 e ha lavorato dentro a Treyarch per 13 anni, ha deciso di lasciare la software house di Santa Monica, quindi non lavorerà al prossimo videogioco della serie Call of Duty, che dovrebbe essere quello del 2020, quello curato da Treyarch. Blundell ha deciso di andarsene, noi lo ricordiamo come colui che ha reso grande la modalità zombies, aveva annusato il successo di questa modalità nata quasi per scherzo con World at War, invece poi con Black Ops si è evoluta, con Black Ops 2 si è evoluta ancora di più e credo che con Call of Duty Black Ops 3, dove lui aveva il controllo su tutto, credo che la modalità zombies in quel momento abbia raggiunto il massimo del massimo. Molti lo criticano oggi, il povero Blundell, perché insoddisfatti da Black Ops 4, ma io credo che sia più che altro perché Black Ops 4 ha avuto tantissimi problemi nello sviluppo, ne abbiamo parlato tante volte nel corso anche dei TG. Io personalmente, ma come anche noi di Guagna, gliene saremo eternamente grati, abbiamo avuto la possibilità di incontrarlo in varie occasioni. Jason, grazie di tutto per quello che hai creato, speriamo che la modalità zombies sappia trovare la sua strada anche senza di te e ti auguriamo ovviamente il meglio per il futuro. Restiamo ancora una volta in ambito COD, questa è una piccola novità per Call of Duty Mobile che potrebbe non farvi piacere, è disponibile la stagione 4 da pochi giorni, solite cose, nuovo battle pass, nuove armi, nuove mappe, tra l'altro c'è una mappa completamente inedita, la prima mappa inedita creata per COD Mobile, e Activision ha anche svelato che il 25 marzo la modalità zombies su COD Mobile sarà rimossa perché non hanno raggiunto lo standard qualitativo che si erano prefissati e quindi hanno deciso di rimuoverla completamente. Non è stato spiegato se verrà riaggiunta in futuro, è già stato specificato che non sarà inserita Nacht der Untoten, che doveva essere la seconda mappa, e quindi per il momento non sappiamo appunto se tornerà in futuro. Vi do un parere personale, la modalità zombies sì era carina, ma io personalmente ci ho giocato la prima settimana, poi aveva perso un pochino di interesse. Dovrebbero cercare sì magari una nuova formula che possa essere più intrigante, ecco. L'ultima notizia, sempre nell'ambito di COD, questo è un rumor, a differenza delle altre due notizie, sono stati svelati nuovi dettagli su Warzone, la Battle Royale attesa, a quanto pare per questi giorni, da un insider, lo stesso che aveva ci aveva visto giusto sulla Open Alpha della modalità scontro 2v2 ad agosto scorso. Allora, la Battle Royale Warzone sarà lanciata, questi sono rumor, queste sono le informazioni di questo insider, sarà lanciata martedì 10 marzo, quindi fra due giorni in pratica rispetto a quando vedete questo video. Il trailer sarà pubblicato o lunedì, quindi domani, oppure martedì in concomitanza con il lancio, sarà free to play e inizialmente almeno sarà solo per squadre, quindi non ci sarà una modalità giocatore singolo. Ma perché vi parlo di questo ennesimo rumor su Warzone, che a quanto pare sembra quasi ufficiale appunto? Perché questo insider, che ripeto si è rivelato affidabile in passato, ha anche detto che quando in questi giorni verrà pubblicato Warzone finalmente ci renderemo conto che lui è particolarmente affidabile, cosa che già in realtà sappiamo, e che la sua informazione relativa a Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered è giusta. Cioè, questo insider afferma da tempo, ormai lo ha ribadito anche pochi giorni fa, che MW2 Remastered, quindi la rimasterizzazione di Modern Warfare 2, sarà lanciato nel corso del 2020. Non si sa su quali piattaforme, forse anche PlayStation 5, Xbox e Series X, non si sa. Però, stando appunto a quello che dice, MW2 Remastered è praticamente ufficiale, manca solo il reveal. Cosa che non credo che verrà tanto presto, se è veramente ufficiale, perché appunto c'è Warzone da lanciare, non penso che Activision annunci Warzone e MW2 Remastered nello stesso giorno, però a quanto pare è così. Ragazzi, il video, vedete che ho cercato di comprimerlo, finisce qui, ci vediamo la prossima volta.